Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri più sinceri, più affettuosi alla signora Maria Gianfrancesco che proprio oggi spegne 90 candeline. La signora Maria ha dedicato la sua vita interamente alla famiglia, infatti oggi festeggia questo traguardo con i suoi affetti, con i figli Michele e Anna la nuora Carla, i nipoti Silvia e Cristian. Quindi evidentemente noi della redazione sportiva di Telemolise vogliamo fare eh, gli auguri più affettuosi alla signora Maria che questo eh, traguardo possa essere anche l'inizio, anche eh, perché no, di eh, una vita ancora serena e densa di soddisfazioni. Auguri naturalmente anche ai figli, alla, ai figli esattamente Michele e Anna, alla nuora Carla e ai due nipoti Silvia e Cristian. Per il basket femminile di Serie A1, la grafica. Sedicesimo turno nella massima serie italiana, oggi in campo alle 19, San Giovanni-Valdarno-Virtus-Bologna domani. Basket San Paolo Faenza, la Molisana Basket Campobasso Sesto San Giovanni, Lucca Dinamo Sassari Moncalieri, San Martino di Lupari, Schio, Crema e Reyer Venezia Ragusa. Domani torna in campo la Magnolia, la Molisana magnolia a Campobasso, rosso blu ancora con il favore del parquet. Siamo alla vigilia della sedicesima giornata di campionato. Domani alla Molisana Arena ospita il sesto San Giovanni. Ma questa per la Magnoli è stata una settimana intensa. Prima di tutto si è analizzato il capo interno contro la Reier Venezia, sconfitta di un punto a 18 secondi dalla Sirena. La Lega Basket Femminile ha ufficializzato le date della prossima finalette dei playoff. Coppa Italia al via il 30 marzo, post season il 7 aprile. Infine movimenti di mercato in uscita ed entrata. Ieri è arrivato l'annuncio del tesseramento dell'ala svedese Fariabe. Yabe. Sino allo scorso 3 gennaio l'ultimo ennesso in casa rosso-blu ha fatto parte del roster del Bruges impegnato tra campionato francese ed Eurolega nello stesso girone della Virtus Bologna. In settimana ha salutato il gruppo rosso-blu Giuditta Nicolotti passata alla Reier Venezia. Proprio le lagunari domenica scorsa hanno vinto la Molisana Arena. Un confronto, quello contro la Reyer, che ha lasciato anche qualche strascico tra le rossoblu. Caseric ha abbandonato la contesa per un problema al piede. E domani non sarà della contesa, per il resto, il gruppo dei fiori d'acciaio gode di buona salute. Oltre a Caseric, stando ai rumors della vigilia, potrebbero non essere della contesa la pivot statunitense delle Lombarde, Moore. Tra le ospiti, forse anche la play guardia Caterina Dotto. Domani alla Molisana Arena, alle ore 18, palla 2 per Magnolo. Sesto San Giovanni a dirigere le operazioni una terna tutta al maschile composta dal primo arbitro capitolino Alex D'Amato, secondo il tarantino Christian Mottola e terzo il partenopeo Vincenzo Di Martino, peraltro per la sfida contro il sesto San Giovanni, all'interno del nutrito pubblico dei rossoblù anche l'Argentina Carolina Sanchez tornata in Italia per dare manforte in A2 alle Panthers Roseto. Calcio a 5 di serie a 2, il Cus Molise. Il Cus Molise pronto alla sfida di Genzano contro l'Ecositi, valida per la diciottesima giornata del campionato. Si giocherà questa partita domani alle 20.45. Verrà trasmessa in diretta sul canale 202 della piattaforma Sky. Mentre oggi, per gli appuntamenti regionali con il futsal al Pala Unimol alle 16 è in programma la finale della Coppa Italia Femminile in campo Chaminade e Miranda. Ora parliamo del campionato di Serie D. 19, 19. turno nel girone F: Chieti, Vigor, Senigallia, Cinzia Albalonga, San Menedettese, Montegiorgio, Avezzano, Pineto, Fano. Porto d'Ascoli, Roma City, San Nicolò Notaresco, Vasto Girardi, Team Nova Florida, Matese, Tolentino, Termoli e Trastevere, Vastesa. Il Vasto Girardi chiamato alla trasferta in casa del Notaresco. Diciannovesima nonché seconda giornata del girone di ritorno nel raggruppamento F di Serie D. In programma per il Vasto Girardi c'è la trasferta a Notaresco, comune della provincia di Teramo. Una squadra, quella abruzzese, che negli anni ha rivestito un ruolo importante nel Girone F, arrivando persino seconda nella stagione 2020-2021 alle spalle del Campobasso, ma che quest'anno sta evidenziando delle difficoltà. Ad oggi, infatti, è impelagata nella zona play-out a quota 16 punti, frutto di tre vittorie. Sette pareggi ed otto sconfitte. La formazione di Mister De Patre è reduce dal pareggio a reti bianche di Piedimonte Matese. Una partita di certo non spettacolare con entrambe le squadre che hanno preferito difendersi. Segno X, anche per il Vasso Girardi domenica scorsa la compagine di Mr. Coletti è riuscita ad aggiudicarsi un solo punto nella sfida contro il Chieti. Quello del Ditel ha rappresentato il nono pareggio stagionale, un punto che non ha variato di molto l'equilibrio. La squadra altomolisana nel mezzo della graduatoria è consapevole di dover dare il meglio da qui in avanti per raggiungere quanto prima e in maniera diretta la salvezza. L'undici titolare non dovrebbe subire grosse modifiche, in porta il giovane valido Petriccione difesa con posta da Canale, Panaro, Modesti e Ruggieri. Al centro del campo Grandis, Fiori e Danto Giovanni in attacco Coris, Calemme ed Hernandez. Al Savini con fischio di inizio alle 14.30, Notaresco Vasso Girardi sarà diretta dal signor Alberto Quaradi Michelino, assistenti Alberto Dovidio di Pesaro e Alessandro Pascoli di Macerata. Scontro diretto in ottica salvezza per il Termoli, domani ospite del Tolentino. Dimenticare Pineto. La sconfitta contro la capolista in Casa gli ha lasciato la mano in bocca. L'ottima prestazione non ha portato punti in classifica. Un KO che ha fermato la striscia positiva di 7 punti. Due vittorie e un pari fatta prima della sosta natalizia. Da qui doveva ripartire la truppa giallorossa. Per la diciannovesima giornata del calendario mette in programma la trasferta martigiana per affrontare il TOINTINO. Match assolutamente alla portata. Vero e proprio scontro salvezza. I locali infatti sono ultimi a due lunghezze dagli Adriatici. Vengono dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Vastese e nelle ultime tre giornate ha conquistato un solo punto, quello sul campo del Roma City. Squadra che rende meglio fuori che in casa. Mister Mattoni contro il Temoli li vuole una vittoria per sorpassarli in graduatoria e schiererà la formazione migliore. Il modulo sarà il colladato 4-4-2. Punti di forza dei cremisi il portiere Gagliardini, il centrocampista Naci e l'attaccante Domenico Vitiello. Pericolo numero 1 per la difesa giallo rossa. Il Temoli è pronto a questa battaglia. In settimana nell'amichevole infamia sono stati provati i schemi uomini che affronteranno il Tolentino. Si va verso questo 11, Mister Esposito schiererà Lombardo tra i pali. Capitan sicignano con Uzzol e Smajla in difesa. centrocampo Sicuri, Ciofi, Antezza e Bamba. Con balottaggio, Corcione e Maiolino per l'ultima maglia. Carnevale agirà un po' più dietro alle spalle delle due punte, leggermente favoriti Baldé e Da Silva. Partita fondamentale per i giallorossi da non sbagliare, obiettivo a tornare in Molise con un risultato positivo. Nel match d'andata successo Cremisi per due reti a uno. Alla della vittoria con Fisco D'Uniuso, fissato alle 14.30 a Tolentino-Termoli, sarà diretta dal signor Federico Olmi Zappilli, della sezione di Mantova, coadiuvato dagli assistenti di linea Francesco Macchi di Gallarate e Andrea Manzini di Voghera. In viaggio verso la capitale, l'FC Matese, che domani è in programma i 90 minuti contro il team Nuova Florida. Prima trasferta dell'anno per l'FC Matese, domani di scena lo stadio Mazzucchi di Ardea ad un'ora circa dalla capitale. Avversari della seconda di ritorno i biancorossi del team Nuova Florida. La zona playoff è sempre più vicina per la compagine di Piedimonte Matese, focalizzata ad agganciarla quanto prima in questa seconda tranche di torneo. All'andata furono i capitolini ad avere la meglio su Ricciardi e compagni. Questa sconfitta e gli altri risultati poco soddisfacenti dell'esordio di campionato lasceranno spazio di lì a poco con il ritorno in panchina di mister Urbano ad una totale inversione di rotta. È su questa scia che i Verdeoro vogliono continuare puntando domani al bottino pieno. Domenica scorsa infatti gli undici di Piedimonte sono riusciti a strappare un solo punto al notaresco al termine di una gara avara di occasioni con finale a reti inviolate. La nuova Florida ha iniziato il 2023 con un rotondo 2 0 conquistato in trasferta a Fano, vittoria che ha riscattato il precedente tonfo contro il Termoli. Al momento la squadra laziale è posizionata a metà classifica Appaiata proprio Alfano ed Alvasto Girardi. 23 i punti conquistati, frutto di sette sconfitte, cinque pareggi e 6 vittorie. Una formazione dunque che potrebbe trarre delle insidie agli ospiti Campani e che pertanto non va sottovalutata. L'FC Matese non lascerà nulla al caso, prosegue la campagna acquisti di patron Luigi Rega e del direttore sportivo Pietro Pacilio. Tra le new entry il portiere classe 2005 Lorenzo Santalucia, proveniente dal Gubbio 1910, uno degli acquisti in prospettiva in linea con la mission di formare e dare spazio ai giovani. Militerà tra le fila dei campani anche l'attaccante classe 2004 Antonio Sciarretta, in prestito dalla Turris di Santa Croce di Maiano, in cui si è saputo distinguere, portando a segno da inizio stagione ben Nuove reti. Domani in terra laziale è probabile che il mister urbano schieri un 4-3-3. In porta Palumbo, difesa a 4 appunto con Siska, La Gamba, Nocerino e Setola. Agiranno dinanzi a loro Ricciardi, Ricamato e Sacò. Reparto offensivo composto da Sorrentino e da uno tra Salatino e Napoletano. Ulteriore ballottaggio per la terza punta tra Langellotti ed Esposito, che forse ritornerà in campo. La gara, fissata alle 14.30 al Mazzucchi di Ardea, si disputerà a porte chiuse, a dirigere la contesa Andrea Traini di San Benedetto del Tronto. Pallavolo maschile di Serie B. Questa sera con primo servizio alle 19. L'energy time Spike Devils sarà impegnato sul campo del Sette Colli Roma. La gara di oggi chiuderà il girone d'andata. Poi due settimane di sosta per il campionato. Ora il calcio d'eccellenza. Due gli anticipi della diciassettesima giornata, Sesto Campano Boiano e Campo di Pietra, Aurora Alto Casertano. Domani Castel di Sangro, Città di Isernia, Gambatesa, Campobasso, Pietramonte Corvino, Venafro, Real Guglionesi, Aurora Ururi, Turris, Virtus Gioiese e Olimpia Agnonese, Campo Marino. Domani il Campobasso ospite del Gambatesa, l'Isernia in casa del Castel di Sangro. Apparentemente interlocutorio per la vetta il turno di domani in eccellenza con le prime due impegnate contro squadre di bassa classifica. Ovviamente il nostro è un discorso sulla carta. Il Campobasso va a Gambatesa dove troverà una squadra rivista dal mercato invernale ma che comunque per ora ha soli tre punti. Il tecnico rosso dovrà fare ancora meno del baby fruscella. Possibile che il neo arrivato Cascione possa trovare conferme in difesa. A centrocampo è ristabilito. Traoré potrebbe essere il campobasso, tipo con Ripa preferito inizialmente. A Guillari sarà ancora al seguito della squadra il vicepresidente Nicola Cirrincione. Dalle 14.30, Gambatesa, campobasso affidata al signor Pasqua di Termoli, segue a due punti l'isernia che è ospite di un Castel di Sangro, pure in fase di ricostruzione dopo il mercato invernale, ma che denota ancora qualche problema difensivo. De Bellis ha messo in guardia i suoi per i pericoli che potrebbe riservare un campo dalle dimensioni ridotte come quello abruzzese ad ogni modo i pentri non vogliono perdere un centimetro di distanza dal campo basso gara affidata al signor Di Mario del capoluogo di regione la giovane Olimpia agnonese di Capitan Litterio ospita un campo marino ferito per la sconfitta interna contro la Turris gli adriatici rimangono una sorpresa in positivo non sarà semplice per gli altomolisani riuscirci fermare la squadra di Leo Tanga, direzione del signor Matarese di Termoli discorso simile per la Turris che ha il pronostico a favore per la partita interna contro la Virtus Gioiese, interna si fa per dire il campo neutro sarà sempre quello di Rotello in attesa della conclusione dei lavori a Santa Croce di Maiano, Turris Gioiese verrà diretta dal signor Gatto di Lamezia Terme sfida playoff contro playout in Pietra Montecorvino Venafro con gli ospiti che appaiono evidentemente favoriti, il Venafro potrebbe risentire delle fatiche di coppa. Su questo fattore puntano i pugliesi, direzione di gara affidata a Ferrara di Isernia. Cerca punti, scaccia crisi, Lururi che in settimana ha cambiato guida tecnica. Via Rocco Melchiorre. Ancora si attende l'annuncio del nuovo allenatore. In settimana la squadra ha svolto degli allenamenti in autogestione. La società renderà noto nei prossimi giorni il nome del nuovo mister. Anche domani a Guglionesi i Giallorossi tenderanno a gestire la gara sotto le indicazioni della dirigenza. Guglionesi aura. Aurora Ururi verrà diretta da Iozzi di Roma. Campionato di Promozione: il settesimo turno in Promozione 4 gli anticipi, Peserne Fraterna Piedacciato, Altilia Samnium Termoli, Ripa Limosani Cliternina e Juvenes Donche Sagnone. Domani San Pedro in Valle, Boes Verano, Spinete Montenero, Fortore Rocca Ravindola e Trivento Baranello. Dopo un sabato ricco di anticipi, il quadro si chiude domani con quattro match. Si accendono i riflettori per la diciassettesima, nonché seconda, giornata del girone di ritorno appena iniziato che andrà in scena questo terzo weekend di gennaio. Turni perfettamente divisi a metà per la categoria di Serie B regionale, i quali prevedono quattro anticipi odierni ed altrettante gare domani. Sembra essere inarrestabile anche in questo girone di ritorno la capolista polisportiva Fortore, che continua a macinare punti e dopo essersi imposta con un netto 2-0 anche sul campo del Baranello, domani ospiterà il Roccarello. Vindola, quest'ultima reduce dai 90 minuti contro lo Spinete, conclusi a reti inviolate. Anche per gli stessi uomini di Mister misteriamente è match casalingo che li vedrà affrontare la penultima in classifica il Montenero, che con soli 9 punti sembra aver invertito la rotta grazie al successo ottenuto nello scontro a salvezza contro il fanalino di coda l'Altilia Sammium. Quest'ultima gara sarà diretta dal fischietto del signor Zurlino di Termoli, mentre sarà della sezione di Isernia il signor Di Domenico ad arbitrare Polisportiva Fortore e Roccaravindola. Ravindola. Ferve l'attesa anche per il big match che vedrà l'Atletico San Pietro in Valle, secondo in graduatoria a quota 34 punti, affrontare tra le mura amiche la buona Boys Vairano. La formazione campana di Missa Scalera nella scorsa sfida contro l'Eserna Fraterna è riuscita a conquistare un solo punto utile a muovere la classifica, pareggiando 1 1, risultato che le ha permesso di rimanere agganciata all'ultima posizione valida per la zona playoff. Reduci da una vittoria esterna in casa Don Sagnone invece i rossoblù di Mister Palazzo che, grazie alle reti di Marchetti, Fra Raccio e Di Petta, sono riusciti a portare a casa ben tre punti, con un finale di 3-0 ed allontanarsi così dalle inseguitrici. L Atletico San Pietro in Valle Boys Verano sarà arbitrata dal signor Rizzo di Isernia. Ci spostiamo ora all'Acqua Santi dove l'ultimo match in agenda domani, diretto dal signor Rosa di Campobasso, vedrà coinvolte Trivento e Baranello. L'ultima vittoria dei gialloblu risalente allo scorso 20 novembre nell'undicesima giornata evidenzia la lenta battuta d'arresto dei Trignini che anche nella prima di ritorno non sono riusciti ad andare oltre l'1 1 contro il Petacciato qualche difficoltà ha dimostrato anche la compagine di Mister Di Chiro che è stata nettamente sconfitta in casa dalla capolista fischio d'inizio previsto alle ore 14.30 per Atletico San Pietro in Valle Bois Verano e Spinete Montenero mentre mezz'ora più tardi Inizieranno Polisportiva Forturero Roccaravindola e Trivento Baranello. Adesso le grafiche di prima e seconda categoria. Tredicesimo turno del girone A della prima categoria. Carovilli Maronea, La Fidelis Morcone, Carpinone, Audax Pietramelara, Castello del Matese Cerce, Fornelli Real Prata, Forum Pozzilli, Rocca Vivara, Macchia Godenese, Riposa, La Volturnia. Girone B. Adax Toro Biccari, Guardia al Fiera, Real Gildone, SS Campo Macchia Valfortore, Fortore, Castel Mauro Calena, Shaminad, Casali Downi, Difesa Grande Porticone, Locomotive Riccia, Frentania, Sant'Angelo Limosano, Torre Maggiore, Angioina Colle Torto. Seconda categoria Girone A. Atletic Mignano Montenero, Castel Petroso, Pettoranello, Domenico De Sisto, Monteroduni, Pesco Lanciano, Chisernia, Rufre, Macchia Godena, Vairanese, Sant'Angelo. Nel girone B Mirabello Sporting Club Nuoto, Tammaro, Ermestoro, Campo di Pietra, San Domenico, Celenza, Sant'Eliana, Roseto, Tufara, Riposa, Torella. E chiudiamo con il girone C Oratino, Guionesi, San Giorgio, San Giovanni in Galdo, Vinchiaturo, Porto Cannone, Bottoni, Salcito, Saniti Calcio, Fiamma Folgore, Riposa, La Fossa Altese. Atletica a due mesi dallo start della seconda mezza maratona, provincia di Isernia, città di Venafro, in programma il prossimo 12 marzo. Massimiliano Terracciano e Agostino Caputo, rispettivamente presidente dell'Atletica Venafro e della NAI, società promotrici della gara, sono entrati nel pieno dell'organizzazione. Per quel che riguarda il percorso, si è deciso di lasciare invariato il tracciato, anche per l'ottimo riscontro, soprattutto in termini cronometrici, avuto dagli atleti. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente. Domani pomeriggio alle 14.25 a tutto campo, in studio Luigi Di Lallo, Benedetta Fazio, collegamenti con i campi dove giocano le squadre Molisane. Alle 18 domani pomeriggio l'appuntamento con Domenica Sport. Fatti commenti, interviste e immagini alla Domenica Sportiva. Vi segnalo eh, anche i nostri highlights, i gol della domenica, domani sera a partire dalle ore 22. Bene, è tutto, buon fine settimana.